Buongiorno care, buon giovedì. Allora, io ho già fatto colazione come avete visto e adesso mi vado a truccare, mi fate compagnia, almeno vi racconto un po' che cosa succederà oggi in casa. Allora, per prima cosa mi leggo i capelli. Sono già sveglia da un'ora, colazione. Per prima cosa, crema idratante. Ok, adesso mi trucco e vi racconto. Questa è la crema della Greenance che ho già fatto vedere negli altri video che si asciuga subito. Cioè vi faccio vedere in tempo reale, si sta già asciugando, quindi già posso volendo andare a mettere il fondotinta, incredibile, fantastica. Allora, questa mattina verranno a montarci finalmente le zanzariere in vista dell'estate, perché l'anno scorso siamo praticamente entrati in estate, no? Che l'estate era appena iniziata, quindi tra mobili, una cosa in altra, tutti gli allacci, ci siamo un po' persi e alla fine le zanzariere non abbiamo fatte. Quando ci siamo resi conto del problema, zanzare, alla fine abbiamo preso delle zanzariere provvisorie, quelle che si attaccano con gli stretch al lato, no? Pensando, vabbè, ormai per quest'anno è andata, mancano, non so, un paio di mesi neanche, alla fine dell'estate. E allora abbiamo detto, il prossimo anno, prima dell'estate, facciamo tutte le zanzariere, quindi questa mattina alle 10:30, circa 11, verranno appunto gli operai a montarci le zanzariere. Infatti sono troppo contenta perché a me, ad esempio, le zanzare, non lo so, mi prendono di mira, mi massacrano. E diciamo, sottovalutando il problema e dicendo, vabbè, ma manca solo 1 mese, 2 mesi, dai, ormai, ci siamo ritrovati invece con le zanzare fino a ottobre. Però vabbè, ormai non l'avevamo messe, avevamo detto di rimandare. Quindi prendendo diciamo un po' sotto gamba il problema zanzare, perché figuriamoci, uno va a vivere a casa nuova, la deve arredare, tutte le cose belle, non sta di certo pensando alle zanzariere, no? Anche se magari deve fare una spesa, la fa su un'altra cosa, magari stupidamente, essendo la prima casa, essendo inesperti, abbiamo detto, ma le zanzariere, dai, fa niente, cioè li facciamo l'anno prossimo. Invece poi ci siamo ritrovati praticamente fino a ottobre con le zanzare, a combattere con le zanzare, perché alla fine quelle zanzariere che mettevamo con gli stretch, cioè non cascavano ogni 3x2, perché poi qui è molto ventilato essendo aperto, quindi no, non hanno fatto diciamo una buona riuscita. Quindi quest'anno abbiamo detto no, estate non ci freghi, noi le zanzariere le mettiamo prima, almeno arriviamo ah, la bella stagione, che così siamo già belli pronti e preparati all'attacco delle zanzare. In previsione di questo lavoro che faremo questa mattina a casa, ho chiesto gentilmente a mia mamma di venire per farmi magari compagnia, non so, qualsiasi problema, qualsiasi consiglio, o almeno un confronto, no? Un aiutino. Mi sto preparando al volo, lei sta arrivando e poi per le 10:30 arriveranno. Tra l'altro oggi faremo un sacco di ricettine, mi farà le cotolette di melanzane, sarà una giornata madre-figlia. Per questa sera alle 18:30 abbiamo programmato insieme una diretta, una live su Instagram, è la prima volta che la faccio perché non l'ho mai fatta. Chi ha visto le storie saprà bene che io in realtà volevo farla ieri, che era mercoledì, solo che mi è preso un mal di testa incredibile, poi ultimamente sto soffrendo un po' di cervicale, secondo me dipende a parte un po' dal tempo, dal vento, ma poi dipende anche dal cuscino. Infatti mia mamma l'altro giorno me ne ha portati due, uno il lattice e uno diciamo normale, imbottitura normale, memory foam. E devo dire che questa notte con il cuscino che lei mi ha portato sono stata benissimo, ho dormito proprio bene, infatti mi sono svegliata che non mi fa male il collo, quindi sicuramente oggi starò meglio per farla. La farò a prescindere perché ormai ho messo il countdown anche sulle storie di Instagram, quindi oggi la diretta partirà alle 18:30 e basta. Però ecco, sono contenta perché già mi sento meglio, quindi insomma, fare una cosa con un malessere non è stupendo. Comunque, ma quanto vi è piaciuto il video di ieri? Ma quanto sono stata contenta? Veramente, veramente tanto, guarda, non ho parole, non ho parole veramente. Io ho ricevuto tantissimi commenti, messaggi in direct su Instagram, veramente non me l'aspettavo. Cioè,
È difficile aprirsi così tanto e raccontare queste cose così personali, perché non è facile, non credete. Sicuramente il momento in cui decido di aprire un canale è lo faccio con la consapevolezza che devo portare me stessa, no? Perché se no, se io apro un canale per fare la finta, adesso lasciate perdere i primi video che magari ero più impacciata e ci sta, dovevo anche io abituarmi un po', no? Però aprire un canale per non portare se stessi non ha senso, perché tu costruisci un qualcosa sul niente, perché poi alla fine non sei tu, no? Invece pensate che bello, cioè perlomeno io la penso così, costruire comunque un qualcosa, un legame con la persona che sei, no? Non è che davanti al telefono parlo in un modo, cioè se mi incontrate domani per strada dal fruttarolo, io parlo così, sono uguale. Tant'è che una mia amica mi ha detto, quando vedo i tuoi video mi sembra come se sto al telefono con te, perché è la stessa cosa, parli uguale, in maniera identica. Infatti questa cosa mi ha fatto un sacco sorridere, perché è una cosa che comunque mi fa piacere. Ok, trucco finito, tanto insomma una cosa tranquilla per stare a casa. E sulle labbra metto un bruca cacao, giusto un po' di idratazione e colora le labbra. Anche perché comunque adesso che verranno gli operai dovrò mettere la mascherina ovviamente, quindi rossetto, direi proprio di no. Voi lo state usando ultimamente il rossetto? Io ci sono delle volte che comunque lo metto e delle volte che invece no, dipende. A volte metto anche solo la matita. Però vabbè, adesso non mi devo perdere in chiacchiere perché devo andare a rifare il letto. Ah no, i capelli, mancano i capelli, aspettate. I capelli che mi invento, qualcosa di morbido, perché non mi va di fare la piastra questa mattina o usare il ferro per fare i mossi. Comunque vado a fare un codino, una cosa molto molto tranquilla, semplice. Ecco qua. Per stare per casa direi che... Perfetto. Ecco, l'unica cosa, metto un po' di olio sulle punte per idratarle. Due gocce di olio d'argan. A posto, per questa mattina sono pronta. Allora, adesso devo fare il letto, scaricare la lavastoviglie, così carico le tazze della colazione, e andare a sistemare le copertine sul divano. E poi niente, basta, questa mattina farò soltanto queste poche cose perché sennò poi arrivano gli operai. Insomma, preferisco lavare dopo, quando vanno via, piuttosto che prima che vengano a fare i lavori. Non avrebbe proprio senso passare adesso magari il folletto, spolverare, cioè faccio tutto dopo quando vanno via. Poi ci sarà anche mia mamma, quindi poi magari insieme sistemiamo tutto. Poi volevo dirvi una cosa, il piattino questo qua che ho preso su Amazon, che tra l'altro devo andare a ricaricare, ve lo faccio vedere, questo qua. Questo qua ho visto che è molto molto richiesto nei commenti, infatti ogni volta mi salvo il link, almeno poi ve lo mando, ve lo lascio lì sotto i commenti. L'hanno rimesso perché io mi ricordo che alcune ragazze me l'avevano chiesto in passato, tipo ai primi video, però erano finiti. Invece sono tornati su Amazon, costano di più rispetto a quanto l'ho pagato io, adesso stanno tipo sui 30 euro, 32 euro. Io l'avevo pagati tipo 15, una cosa del genere, no, 20, 19,90. Però ecco, se vi piacciono e li volete comprare, volevo dirvi che sono tornati su Amazon. Prima di andare a sistemare, rifare il letto, ieri ho comprato un paio di cose al negozietto per la casa. Vi faccio vedere che cosa ho comprato. Voi direte, ma che cos'è? Adesso vi spiego. Adesso vi spiego tutto. Non è un accessorio per il burlesque, è un qualcosa per pulire. Adesso vi faccio vedere. Allora, in questo punto della cucina, quindi alla fine, c'è questo spazzettino che rimane aperto. Per quanto io ho messo il tagliere che comunque protegge un po' le varie cose, però vuoi o non vuoi, qualche briciola, qualche cosa casca sempre. Quindi io, siccome voglio andare a levare il tagliere e andare a pulire fino in fondo, ma non sapevo con cosa, ho comprato questa piuma gigante. Lasciamo perdere il colore. Questo colore... Ecco, è arrivata mia mamma. Poi ho comprato questa spazzola per pulire sulle mensole, sopra i mobili, che si può levare, è lavabile, infatti è un sacco comoda. Poi ho preso la carta forno, ragazzi, ho preso quella da 20 metri perché noi la usiamo tantissimo, quindi ho detto almeno per un posto a posto non ci penso. Questo bagno schiuma al cocco, che adoro. E infine un anticalcare fresco profumo, il classico Via Galle, perché avevo proprio bisogno di un anticalcare per il bagno. E poi finalmente abbiamo le zanzariere per tutta casa. Sono proprio contenta. Sono perfette per tutta casa, l'unica pecca è che qui nella porta finestra della cucina c'è veramente poco spazio. Infatti
ci ho già inzuppato sia io che lui almeno un paio di volte per uno. Speriamo di non buttarla giù e che insomma duri il più possibile. Ok, sono le 18:15, quindi preciso tra un quarto d'ora inizia la mia prima diretta su Instagram. Ho l'ansia, posso dire che ho un po' d'ansietta? Non lo so perché, poi alla fine, cioè, parlo tutti i giorni tra YouTube e Instagram, però non lo so, la diretta in particolare mi mette un po' in soggezione. Vabbè, vediamo come va, se no sarà la prima e l'ultima, no dai, scherzo. Comunque niente, devo passare questi 10 minuti e li passo qua vloggando, perché almeno mi scarico un po', allento un po'. Allora, io, che cosa succede in questa live? Io ho preparato un po' di domande, diciamo di domande frequenti, cioè, non è che mi faccio delle domande da sola, però ho preso alcune domande, magari tra le più frequenti, o anche semplicemente che mi piacevano come erano impostate, e me le sono segnate. Almeno ho detto, se c'è un momento che un po' di imbarazzo, che non so che dire, tiro fuori le domande che ho preparato e dico quelle. Però insomma spero di non aver bisogno di tirare fuori le mie domande per intrattenere durante la live, ma comunque che ci sia un minimo di botta e risposta tra me e chi mi starà per vedere nella live. Comunque io questo video lo caricherò domani su YouTube, quindi chi vedrà questo video sta in questo momento vedendo me prima della live che ha visto ieri su Instagram. Cioè, non so se mi sono spiegata, ho fatto un po' un groviglio di parole, però vabbè, ci riaggiorniamo dopo la live che facciamo qualche commento qui insieme. A dopo. Ok, prima diretta su Instagram andata, che ansia, mamma mia ragazza, che ansia. Comunque mi avete, aspettate, scusate, ma io sto cercando la luce che non trovo, non so dove mettermi. Dai, qua va bene, ok, insomma vabbè, facciamo che va bene. Grazie a tutte quelle che comunque hanno partecipato alla diretta, io veramente Sono senza parole per tutte le belle parole. Poi abbiamo proprio chiacchierato tanto, cioè mi sembrava veramente di fare tipo, non lo so, una chiamata con le amiche, una chiacchierata con le amiche, no? Quindi grazie mille, ringrazio io a voi, perché voi ringraziate me, ma io anche ringrazio tanto voi. Questa sera per cena a cotolette di melanzane, le ho fatte vedere anche in diretta, ho tirato su questa teglia, infatti tutte mi hanno detto, ah ma dacci la ricetta. Comunque sono un sacco soddisfatta di questa giornata, perché veramente è stata una giornata super produttiva, perché ci sono venuti a montare tutte le zanzariere per casa, quindi ci siamo levati un bel pensiero, abbiamo fatto questa cosa per casa, ho fatto la mia prima diretta, sto vloggando il video che uscirà domani, insomma una bella giornata piena. Questa sera mi metterò a editare dopo cena. Io non so se si sente, ma c'è la vicina, cioè, ma è sorda? Cioè, ragazze, ma ha la musica a palla alle 8 di sera, no, vabbè. Mi affaccio, mi faccio sentire, cioè. I condomini sono così, però a me non dà fastidio, cioè, finché è musica va benissimo, poi se sono altri rumori magari un po' più molesti potrebbero dare più fastidio, però finché è musica va bene. Comunque questa sera ho una fame, sto veramente morendo di fame. Ok, care, siamo arrivati al termine di questa giornata, ho caricato la lavastoviglie, mi sono già struccata, messo la crema viso, eccetera, eccetera. Adesso mi vado a buttare, a tuffare sul letto, buonanotte, vi ringrazio per aver guardato il video, lasciatemi un bel like di supporto e ci vediamo al prossimo video.